Ciao a tutti e benvenuti. Oggi tratteremo dei perossisomi. I perossisomi, chiamati anche microcorpi per le loro piccole dimensioni, sono degli organelli sferici circondati da una singola membrana e sono presenti in tutte le cellule. Questi sono presenti in tutte le cellule, incluse quelli vegetali, i funghi, le alghe e i protozoi. Sono inoltre abbondanti nel fegato e nei reni. Il nome perossisoma deriva dal fatto che questi contengono il perossido di idrogeno, H2O2, ed è prodotto da enzimi ossidativi presenti all'interno del perossisoma. Una caratteristica fondamentale dei perossisomi è la presenza dell'enzima catalasi. La catalasi è infatti in grado di rimuovere il perossido di idrogeno che è prodotto dalle varie attività metaboliche del perossisoma. Quest'ultimo infatti interviene a vari livelli nel metabolismo cellulare e nell'utilizzo o nel catabolismo di numerose molecole. Morfologicamente i perossisomi appaiono o sferici o bastoncellari e in altri casi reticolari e come gli altri organelli citoplasmatici si muovono tramite il citoscheletro e le varie proteine motrici associate a questo. Entriamo adesso nello specifico della biogenesi dei perossisomi. I perossisomi derivano da una specifica regione del reticolo endoplasmatico dove è anche sintetizzata la proteina transmembrana perossina PEX3P. Le perossine sono infatti una famiglia di proteine coinvolte in varie fasi del processo di biogenesi dei perossisomi. Le altre perossine e tutti gli enzimi perossisomali sintetizzati sui poliribosomi liberi nel citoplasma vengono poi indirizzati ai perossisomi attraverso delle specifiche sequenze segnale. Secondo le teorie più accreditate, il modello della biogenesi dei perossisomi prevede che dal reticolo endoplasmatico si formino delle espansioni tubulari e lamellari, oppure delle microvescicole in base al tipo cellulare. Inoltre, delle specifiche proteine perossisomali vengono sintetizzate dal reticolo endoplasmatico ruvido e associate alla membrana di queste strutture. E la progressiva maturazione del perossisoma prevede l'incorporazione di tutte le altre proteine di membrana e quelle della matrice. Come abbiamo appena detto, le perossine sono associate al processo di biogenesi dei perossisomi e la PEX3P, una volta che viene inserita sulla membrana del reticolo endoplasmatico ruvido, richiama dal citosol altre proteine che favoriscono la gemmazione delle microvescicole e la loro evoluzione in macrovescicole mature, nelle quali sono sequenzialmente inserite tutte le altre perossine. Ovviamente tutte le proteine che vengono destinate alla matrice del perossisoma vengono importate dopo che hanno acquisito la loro struttura terziaria o quaternaria e quindi il loro corretto ripiegamento. L'importazione avviene tramite l'energia che è fornita da idrolisi di ATP. Entriamo adesso nello specifico della funzione dei perossisomi. All'interno dei perossisomi abbiamo detto che sono contenuti diversi enzimi e questi intervengono in numerose e svariate attività metaboliche, che possono essere l'ossidazione degli acidi grassi, la sintesi del colesterolo e vari acidi biliari, la sintesi di plasmalogeni, la disintossicazione di vari composti nocivi come fenoli o aldeidi, l'ossidazione dell'acido urico, il metabolismo del perossido di idrogeno che avevamo già citato e di altre specie reattive dell'ossigeno. Infine, c'è un ruolo anche per la bioluminescenza. Il metabolismo del perossido di idrogeno è una funzione molto importante, infatti i perossisomi contengono numerosi enzimi ossidativi, tra cui le perossidasi, oppure la catalasi o l'uratoossidasi. Tramite questo processo, gli atomi di idrogeno vengono rimossi dagli specifici substrati tramite l'ossigeno che viene utilizzato dagli enzimi, e questo porta alla produzione di perossido di idrogeno. Il perossido di idrogeno viene velocemente degradato a questo punto dalla catalasi, che è un enzima che catalizza la riduzione del perossido di idrogeno ad acqua e l'ossidazione di una seconda molecola di perossido di idrogeno a ossigeno molecolare.
In alternativa, la catalasi può utilizzare il perossido di idrogeno per ossidare vari substrati ridotti, alcuni dei quali possono essere nocivi per l'organismo, come l'acido formico, la formaldeide o vari fenoli. Un'altra funzione importante dei perossisomi è la disintossicazione. I perossisomi operano infatti la disintossicazione di sostanze nocive penetrate nell'organismo. Tra queste troviamo l'alcol etilico, che è in gran parte ossidato ad acetaldeide dai perossisomi degli epatociti. Tra i sottoprodotti del normale metabolismo aerobico troviamo le ROS, che sono delle specie reattive dell'ossigeno e che vanno a interagire con i componenti cellulari come i lipidi o il DNA, andandoli a danneggiare. Le ROS, quindi, come il radicale idrossilico, l'anione superossido o l'ormai famoso perossido di idrogeno, vengono rimossi dagli enzimi perossisomali, specialmente tramite la catalasi. Infine, alcuni enzimi perossisomiali sono responsabili del fenomeno della bioluminescenza in alcuni insetti. Infatti, la luce che viene emessa dalle lucciole è prodotta da un enzima perossisomale. Con questo si è concluso il capitolo sui perossisomi. Ti consiglio di iscriverti se non vuoi perderti i prossimi video e di lasciare un like o un commento per farmi sapere se questo video ti è stato utile. Grazie per l'attenzione e a presto!